Il Covid non ferma il tango argentino, ma lo confina al mondo virtuale. Il mondiale che si tiene a Buenos Aires ogni agosto fra lezioni, concerti, chiacchiere e le gare di coppia, questa settimana si conclude online. Per Veronica Pasquale e Sergio Saucet, compagni anche nella vita, è stata l'occasione per ritrovarsi nell'abbraccio della danza, non senza problemi. Si vas a un video, credo che tenés más chance de que te estén diciendo: ah, puso il piecito torcido. Se fai un video, i giudici hanno più occasione di dire: ah, vedi un po', qui c'è il piede storto, torna indietro. Se stai danzando in sala e non vai a tempo per un momento e la giuria non se ne accorge, beh, perfetto, ma qui non si può sbagliare nulla, è più difficile. I concorrenti infatti partecipano inviando i loro video, una modalità che a molti non piace, e i concerti che accompagnano il mondiale si sentono per via virtuale. L'orchestra Rantifusa ha deciso di partecipare lo stesso nonostante qualche dubbio, perché, spiega la cantante Natalia Martinez, si bien las condiciones no non erano buone, né tecniche. Certamente le condizioni non sono buone, né quelle tecniche né quelle economiche, e c'erano molti disaccordi. Ma partecipiamo perché ci sembra giusto occupare questo spazio per le donne e per la nostra proposta artistica. Il tango è vita in Argentina, è anima e corpo, ma non è solo la versione virtuale invece che sulle piste da ballo a suscitare perplessità. Molti non hanno partecipato per protesta, per reclamare finanziamenti a questa arte nazionale bloccata dal Covid-19. Come chiede Julio Bazón, presidente dell'Associazione degli Organizzatori di Milonga a Buenos Aires, qui nello storico Club Grichel, chiuso da 5 mesi per la pandemia. Come è possibile che non si diano risorse ai lavoratori, alle milonghe per curare i loro spazi, alle compagnie di ballo, ai musicisti, alle orchestre, ai cantanti, ai maestri? Ci deve essere una forma di supporto. Noi teniamo vivo il tango, questa è la verità, e lo diffondiamo nel mondo intero.